anche quest'anno siamo qui nella bellissimo locale del Scinà 015 dentro la Quiete per festeggiare i 7 anni di Sud Trek, un'associazione che ho fondato insieme a Vincenzo Fondacaro e che sta crescendo e che cerchiamo sempre di rispettare le tradizioni, come questa è una tradizione che ci trova per una volta l'anno e senza scarponi, zaini e bastoncini, ma a festeggiare e a condividere una serata molto easy, molto aperta al dialogo e al sorriso. Festeggiamo stasera due soci che sono andati sul Tiligio Peak. È stato un momento emozionante, è un momento umano molto carico. Al di là della festa e del ridere, si condividono anche delle grandi emozioni. Un'avventura sicuramente per loro che li ha segnati moltissimo, perché ho visto la loro emozione proprio che traspariva da ogni loro parola, da ogni foto che noi tutti abbiamo visto. Abbiamo vissuto dall'Italia con tantissima emozione questa spedizione e onestamente io con un pizzico di invidia, mi sarebbe piaciuto tantissimo essere lì, chissà, magari un giorno. Ovviamente per molti di noi, me compreso, sono esperienze inavvicinabili perché ci vuole l'età, ci vuole il fisico, ci vuole la preparazione e noi siamo orgogliosi veramente di quello che loro hanno fatto. Orgogliosi di quello che hanno fatto e soprattutto orgogliosi di Lino che riesce a tenere coeso questo gruppo, dove siamo veramente più che un gruppo, una grandissima famiglia, una grande famiglia affiatata, e per noi ogni domenica, ogni uscita, ogni treccata è un'emozione unica. Io credo che ci siano poche realtà associative come la nostra, non fosse altro perché al di là di tutto siamo uniti, fuori e nel sentiero. Ringrazio il direttivo perché veramente fa di tutto per farci divertire. E che stasera ci hanno presentato la nuova cima. E questa cima è di, se non ricordo male, 7126. E sarà una cima difficile da raggiungere, ma noi siamo tutti sempre insieme a loro. Una bellissima realtà, oggi è difficile avere un gruppo così affiatato che porta avanti tante bellissime iniziative. Devo dire che è una grande famiglia, abbiamo diviso insieme tante avventure, tante esperienze, ci vogliamo tutti bene. Per me è un'esperienza nuova, sono tutti fantastici. Credo che sia possibile aumentare la conoscenza di tutti i posti e sicuramente il presidente cercherà di realizzare dei viaggi molto belli come ha fatto fino adesso. Sono contenta di far parte della Sud Trek perché è veramente una famiglia che mi sta facendo crescere e che mi ha aiutata ad essere più aperta e disponibile con tutti. Sono 3 anni che faccio parte di questa associazione di matti, spero di riuscirne viva. Sono alla Sud Trek da poco, volevo dire che per me è un'esperienza bellissima e come dire, vorrei salutare a tutti ed è stata una festa bellissima. Aver conosciuto Lino Cangemi e Agnese pure in questo caso è stata per me una felicità che non pensavo loro nemmeno che potesse essere. Mi auguro per loro, per la loro felicità e per la gioia della Sud Trek che il prossimo anno sia di buon auspicio. Il compleanno della Sud Trek è interessantissimo perché comunque richiama quelli che sono i valori della Sud Trek, che non sono soltanto spirito di sacrificio sui sentieri ma anche e soprattutto divertimento con tutti i soci come in queste serate.